In questo clima di scontro tra papato e impero, di scontro proprio sui principi di base, come abbiamo visto, di questi due poteri, fu importante la figura di Ildebrando di Soana, un monaco benedettino che aveva studiato nell'abbazia di Cluny e condivideva di fatto gli ideali dei cluniacensi. Ildebrando di Soana divenne uno dei più ascoltati consiglieri di Papa Nicolò II. E quindi lo spinse a proclamare l'indipendenza della Chiesa e a respingere con forza qualsiasi ingerenza da parte dell'impero. Nicolò II aspettò e nel 1059, quando l'impero stava vivendo un momento di debolezza, organizzò un concilio ecumenico. E quindi portò a Roma tutti i rappresentanti, i maggiori rappresentanti della Chiesa, quindi cardinali, vescovi, eccetera, e al termine di questo concilio ecumenico emanò una bolla pontificia, quindi un decreto papale. La bolla pontificia è proprio un decreto del Papa ufficiale che aveva come titolo In nomine Domini, cioè nel nome del Signore. Questo documento stabiliva un punto chiave, che l'elezione del Papa non doveva più avvenire per volontà dell'imperatore, ma soltanto per volontà dei cardinali. Alla morte del Papa, i cardinali avrebbero dovuto riunirsi, come di fatto avviene ancora oggi, e avrebbero dovuto scegliere il nuovo Papa, scegliere il successore. Questo atto, questa bolla pontificia, fu il primo passo verso l'indipendenza, del Papa dall'impero. L'opera di Niccolò II continuò anche con il suo successore, che era proprio questo Ildebrando di Soana, che venne eletto nel 1073 con il nome di Gregorio VII. Gregorio VII continuò da una parte la sua personale campagna verso il rinnovamento della Chiesa, quindi contro la simonia e i vizi del clero, e dall'altra lo scontro con l'imperatore per affermare la superiorità della Chiesa e del Papa. Nel 1075 emanò un decreto, Gregorio VII emanò un decreto, dal titolo Dictatus Pape, cioè Affermazioni del Papa. Cosa affermava in questo decreto? Innanzitutto che l'imperatore, che in quel momento era Enrico IV, non poteva più nominare vescovi e abati. Era una svolta perché faceva di fatto cadere il sistema dei vescovi conti scelti dall'imperatore e quindi il conflitto tra papato e impero divenne aperto. È proprio per questo che si parla di lotta per le investiture, cioè per investire, per incaricare i nuovi feudatari. Questo scontro appunto tra il Papa, che impediva di fatto con questo suo decreto all'imperatore di poter eleggere vescovi per conto suo. Inoltre, nello stesso documento si affermava che l'autorità del pontefice derivava direttamente da Dio. E per questo il Papa doveva considerarsi superiore a qualunque autorità terrena. Lo stesso imperatore derivava il suo potere, dal Papa e non da Dio. E quindi il Papa era l'unica figura, l'unico mortale in terra a derivare il suo potere direttamente da Dio. E proprio per questo aveva anche il potere di deporre, cioè di, far cadere, far decadere re e imperatori. Enrico IV non accettò però facilmente le indicazioni di Gregorio VII e anzi reagì in questo modo: convocò un'assemblea di vescovi tedeschi a lui fedeli e fece deporre il Papa, cioè fece dichiarare che Gregorio VII non era più Papa. A sua volta il Papa non si fermò dopo questa decisione di Enrico IV, ma reagì a sua volta e reagì con l'arma più potente che aveva il Papa in quel momento,
cioè la scomunica. Scomunicare qualcuno significava decretare il fatto che questa persona era esclusa dalla Chiesa, non faceva più parte della comunità dei cristiani, non poteva quindi partecipare a nessuna attività, a nessun gesto, a nessuna situazione dei cristiani. Quindi era esclusa la salvezza in paradiso, era esclusa dalle messe, era esclusa da qualsiasi celebrazione. Ricordiamoci sempre, nell'epoca medievale la fede religiosa è un elemento fondamentale e la scomunica quindi era visto come qualcosa di tremendo, ovviamente, era una sorta di condanna a morte spirituale, possiamo dire. E per quanto riguardava l'imperatore, le connessioni erano ancora più gravi. Perché? Perché se di fatto l'imperatore non era più parte della comunità dei cristiani, allora tutti i nobili a lui fedeli potevano non seguire più le sue indicazioni, cioè il giuramento di fedeltà veniva immediatamente sciolto. Ora, in una situazione in cui l'imperatore avesse potuto contare su una serie di nobili a lui fedeli, lo svolgimento sarebbe stato diverso, ma Enrico IV, nel voler affermare il suo potere di imperatore, si era ovviamente trovato dei nemici e questi nobili suoi nemici approfittarono di questa situazione e quindi rifiutarono di obbedire all'imperatore fin tanto che non fosse ritornato all'interno della cristianità, quindi fin tanto che non avesse risolto pacificamente il suo conflitto con il Papa. Costretto quindi dalla situazione interna, Enrico IV dovette cedere, dovette recarsi in Italia per implorare il perdono del Papa. Ora, questo evento si svolse nel castello di Canossa, in provincia di Reggio Emilia. Perché? Perché questo castello era proprietà della contessa Matilde. La contessa Matilde è un personaggio chiave perché era cugina dell'imperatore, ma anche alleata del Papa, e quindi poteva essere un punto, di fatto fu il punto di unione per giungere alla pace tra Papa e imperatore. Ma Gregorio VII, non contento, fece sì che scusate, l'imperatore dovesse attendere per 3 giorni fuori dalle mura del castello, nella neve, prima che il Papa gli togliesse la scomunica. Ora, Canossa, è diventato quindi il simbolo dell'umiliazione inflitta dal papato, dal potere ecclesiastico, a quello laico. Quindi la vittoria, una vittoria della Chiesa sull'impero. Gregorio VII aveva vinto, aveva ottenuto l'umiliazione di Enrico IV, ma la lotta per l'investitura ancora non era finita.